È arrivato San Valentino e non avete i cioccolatini adatti? Nessun problema, li prepariamo insieme. Basteranno delle noccioline, biscotti secchi, un bicchierino di caffè, crema spalmabile al cioccolato e cioccolato fondente. Ma vediamo insieme come procedere. Prendiamo le nostre noccioline e le mettiamo in una padella. Fuoco alto, controllandole sempre per farle tostare. Mi raccomando, non perdetele mai di vista perché basterà veramente una piccolissima distrazione per trovarle carbonizzate. Invece, se le smuoviamo di tanto in tanto, saremo sicuri che verranno tostate da tutti i lati, in modo che nel momento in cui andremo a inserirle nei nostri cioccolatini doneranno croccantezza e un sapore veramente magnifico a quello che sarà il nostro dolcetto. Basterà avere veramente un po' di pazienza, pochi minuti, il risultato sarà ottimo. Una volta pronte le metteremo a raffreddare da parte, intanto in una ciotola avremo i nostri biscotti secchi, ho scelto i pavesini e degli altri biscotti secchi da latte. A mano andiamo a sminuzzarli, potete farlo anche con un mixer, ma se posso darvi un consiglio, fatelo a mano perché è un'operazione veramente molto molto rilassante. Un vero e proprio antistress. Non preoccupatevi di ridurli completamente in farina, anche se ci sono pezzettini un po' più grandi, dureranno croccantezza rendendo il nostro cioccolatino leggermente più simpatico del classico, quindi non impegnatevi troppo, verrà sicuramente un risultato ottimo. Una volta sminuzzati i biscotti aggiungiamo il bicchierino di caffè, voi potete scegliere anche un bicchierino di liquore a vostra scelta come meglio preferite. Dopodiché aggiungiamo 2 cucchiai di crema spalmabile, io ho scelto questa qua senza zuccheri aggiunti semplicemente perché me la trovavo in casa, ma voi qualunque avete potete utilizzarla, quindi sempre quella che preferite di più. Mescoliamo prima con un cucchiaio e poi dopo andiamo a mano, io ho messo un guanto per comodità perché veramente non sopporto come si impasticciano troppo le mani. Andiamo ad amalgamare bene il composto dei biscotti con la cioccolata fino ad ottenere un impasto morbido ma facilmente lavorabile. Quando vedete che riuscite a formare delle palline, procedete alla formazione dei nostri cioccolatini. Pallina, nocciolina e mettiamo a riposo. Proseguiamo pallina, nocciolina e poi a riposo, così a seguire fino a terminare completamente il nostro impasto. Una volta terminati i cioccolattini, li metteremo a riposare in frigo per circa un'oretta in modo da farli rassodare bene. Ma nel frattempo procediamo a formare la copertura. Lo faremo a bagnomaria, quindi metteremo in un pentolino dell'acqua con un altro pentolino dentro in cui andremo a mettere il nostro cioccolato fondente e poi sul fornello a fiamma media, ricordandoci di girare continuamente altrimenti il cioccolato potrebbe attaccarsi. Una volta che il cioccolato avrà raggiunto questa consistenza così morbida, proseguiamo a ricoprire i nostri cioccolatini. Li prendiamo dal frigo, con l'aiuto di una forchetta li immergiamo nel cioccolato, li ricopriamo completamente e poi li adagiamo in una teglia ricoperta di carta forno affinché i cioccolatini non si attacchino. Procediamo con delicatezza uno per uno. Cerchiamo di far colare sempre il cioccolato in eccesso in modo da non renderlo troppo doppio.
3 di tutti i cioccolatini. Li riponiamo nuovamente in frigo per almeno mezz'ora, ma vi ricordo che più tempo staranno in frigo e più il cioccolato avrà modo di diventare più solido e croccante. Trascorso il tempo di riposo, il risultato è questo. Guardate, nella forma non hanno assolutamente nulla da invidiare a quelli che troviamo in commercio, ma vi assicuro che nel sapore sono ancora più buoni se è possibile. Provateli perché sono veramente fantastici e faranno impazzire veramente tutti. E se non avete a chi regalarli, fateli per voi, perché il più grande gesto d'amore è quello che facciamo a noi stessi. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciate un like, vi aspetto per le prossime. Ciao!